Ciao amici di Fan Week Roma, ben ritrovati da me Elena Balestri. Quest'oggi vi vorrei portare alla scoperta di un festival musicale che si svolgerà dal 21 al 25 di novembre all'Auditorium della Conciliazione. Si tratta del Rome Chamber Music Festival, i cui protagonisti saranno Beethoven, Bernstein e Zappa. Vi direte, ma come? Frank Zappa con Beethoven e Bernstein? Assolutamente sì, ce ne parleranno, anzi, per scoprire perché possono stare assolutamente tutti e tre insieme e quindi perché vivere questa bellissima esperienza del Rome Chamber Music Festival, ci saranno con me Jacopo Stinchelli, direttore generale della Fondazione Rome Music Chamber Festival, e poi le musiciste Renata Arlotti e Valentina Ciardelli. Valentina, Jacopo e Renata, benvenute, grazie per aver accettato questo invito ed essere qui con noi per parlare di un festival molto bello, molto importante, che inizierà veramente a breve, ovvero il Rome Chamber Music Festival. Jacopo, il Rome Chamber Music Festival arriva dal 21 al 25 di novembre all'Auditorium della Conciliazione e questa è un po', se vogliamo, una nuova casa per questo festival che non è alla sua prima edizione, perché insomma, ha già qualche anno alle spalle, per fortuna. E allora ti vorrei chiedere un po' com'è andata questa scelta, se è stata appunto una scelta voluta e fortemente desiderata. Certo, il Rome Chamber Music Festival quest'anno compie 18 anni, quindi siamo maggiorenni. Allora abbiamo deciso di andare in uno dei templi storici della musica, che è l'Auditorium Conciliazione in Via della Conciliazione. Ovviamente l'abbiamo anche scelto perché fino a poco tempo fa c'erano delle restrizioni molto forti nella capienza dei luoghi, quindi avevamo bisogno di un luogo che ci permettesse di ospitare tutti con i distanziamenti e con le varie ipotesi. Ora ci hanno fatto questo regalo del 100%, ce l'hanno detto con scarso preavviso, ma siamo pronti con il piano B, C, D, nel senso che lo spazio c'è e in più, affinché più persone possibili possano partecipare, abbiamo dei prezzi molto speciali, anche del 40% in meno degli sconti, che possono essere applicati scrivendo a info@romechamberfestival.org e comunque i biglietti sono in vendita su www.vivaticket.com e lì anche ci sono degli sconti molto forti su prezzi su posti di poltronissima. Quindi più di così voglio dire. Ci auguriamo, ecco, di fare il nostro dovere, per venire incontro a tutto il pubblico che veramente sta soffrendo molto per tutti i motivi che sappiamo e che ha tante spese in più. Quindi abbiamo noi abbattuto i prezzi. Mi racconti un po', la forza del Rome Chamber Music Festival che alla fin fine, unisce, no? Più stili di musica e come si vede dal cartello anche dal manifesto dietro alle tue spalle c'è cioè Beethoven, Bernstein e poi Zappa, no? Che uno dice no, si sono sbagliati, e invece è tutto regolare ed è perfetto. Sì, esatto, grazie. La forza e il coraggio, nel senso che noi siamo nati nel 2003 ed eravamo veramente quattro gatti, nel senso che era un festival di elite o di nicchia che era nato nella bellissima Villa Aurelia, che è sede dell'American Academy, però subito ci siamo accorti che qualcosa non andava, nel senso non potevamo fare un classico concerto di musica da camera così come se lo aspettavano tutti. È anche vero che Roma non aveva il suo festival di musica da camera, cosa
cosa che voi mi direte, vabbè, la musica da camera. No, la musica da camera è importantissima per tutti i generi, ovviamente dal suonare insieme di diversi solisti, di diverse voci, nasce poi quello che sarà nel pop e nel rock, la band, no? Oppure nel jazz, lo stare insieme, la session. Quindi è importante per noi cosa vuol dire la musica da camera per la musica in generale. A questo punto abbiamo cercato di trovare una formula che abbattesse le barriere. La musica, come sappiamo, non ha barriere perché non ha una lingua specifica o non richiede una alfabetizzazione, una cultura nel senso scolastico del termine, bensì richiede molta passione nel cuore, quindi la musica è un modo immediato di trasmettere emozioni, di far vivere non solo l'anima ma anche il corpo, no? Con il movimento. I musicisti sono proprio questo, dei performer, così li intendiamo noi. E a quel punto abbiamo voluto scegliere tre compositori, Beethoven, Bernstein e Zappa, che sono stati sempre all'avanguardia. Beethoven ha capito che doveva passare al grande pubblico, no? Con le sinfonie. Soprattutto lui era il classico musicista che non voleva fare da sottofondo, bensì voleva dire qualcosa, aveva qualcosa da dire, aveva delle idee politiche, aveva delle strategie anche diplomatiche per proteggere la sua opera. Strategie che per esempio Mozart non aveva, tant'è vero che poverino morì in povertà e con tante difficoltà. Proprio perché era sempre stato orgoglioso e non aveva mai voluto fare compromessi, e questa è la sua bellezza proprio. Però Beethoven capisce invece di muoversi in un ambito anche molto politico e di voler portare la musica a più persone possibili. Quindi capisce che altrimenti potrebbe estinguersi la musica, e da lì la sinfonia, quindi tutti insieme un'orchestra forte e quindi un volume alto che raggiunge tutti in epoche dove non avevamo l'amplificazione. Bernstein è il grande compositore, direttore d'orchestra, conoscitore di musica che stava lì le ore a spiegare ai musicisti come dovevano interpretare, no? È il classico, diciamo, Leonardo da Vinci della musica. Lui non solo conosce la musica, ma la ama e ne conosce le storie. E tant'è vero che poi compone West Side Story, no? Il musical. Cioè, lui invece di restare nell'alveo di una musica cosiddetta colta, va proprio a scrivere un musical sulla comunità di Puerto Rico, lì a New York, e quindi le gang, una sorta di Romeo e Giulietta dei tempi moderni e newyorkesi. Lui sempre molto vicino ai problemi, diciamo, alla questione sociale. Con Zappa ovviamente abbiamo il massimo, cioè Zappa è amatissimo da tutti quelli che fanno musica, senza distinzioni di genere. Cioè, mentre Bernstein magari è conosciuto a un pubblico raffinato della musica classica, Zappa è riuscito a raggiungere anche chi ama il rock e chi ha seguito tutto il movimento fantastico degli anni 60 e 70, anche con le sue contraddizioni e le sue anche, diciamo, tragedie. Zappa cosa riesce a fare? Lui viene da una concezione molto approfondita della musica, conosce tanti strumenti. E quindi, nonostante l'apparenza rock, come verrebbe detta così nel linguaggio volgare, lui ha invece un enorme rispetto per la tradizione in cui si va a mettere. Ecco, noi vorremmo che il pubblico fosse così, cioè fosse un pubblico, quello del Room Chamber Music Festival, che non ha barriere, che non si fa dettare le mode dal commercio, dal commercial, ma si apre a questo mondo così diverso, pieno di diversità, esatto, della musica in generale.
Hai citato ovviamente appunto i tre compositori. Parlando di Zappa, mi verrebbe subito da chiedere a Valentina, ecco, visto che lei ha curato il particolare arrangiamento, di dirci qualcosa su come appunto ha lavorato su questo e sul suo rapporto con Zappa. Sì, allora mi riaggancio al discorso che ha cominciato Jacopo, appunto dicendo che Zappa effettivamente è riuscito a fare un crossover nel senso di catturare pubblico di più estrazioni di genere, no? Nel senso genere musicale. E, cioè, io stessa mi sono ritrovata a suonare sempre ai concerti i miei arrangiamenti per contrabbasso e altri strumenti, e tra il pubblico avevo i zappiani incalliti, i cosiddetti qua si chiamano Zappateers, che appunto sono super rockettari, e poi avevo il pubblico classico che era abituato magari a sentire Schubert, veniva per sentire Schubert magari, e poi rimaneva estasiato dalla musica di Frank Zappa, perché appunto Frank Zappa è un compositore che ovviamente essendo nato negli anni 40 del Novecento non ha scelto magari l'organo come strumento principale, ma la chitarra elettrica, no? Quindi diciamo che nel mondo della musica classica c'è ancora un po' di discriminazione perché dallo strumento che suoni vieni giudicato più o meno degno di accedere all'Olimpo, no? Cosa che spero che vedo nelle nuove generazioni, questa cosa si sta lentamente sgretolando, no? Meno male. E io sono, diciamo, una zappiana dall'età di 11 anni, perché come poi sono scritti sui titoli, diciamo, come ci sarà scritto sul libretto di sala, ho cominciato a trascriverlo, l'ho scoperto, insomma, un po' abbastanza per caso, tramite rock, effettivamente. Però tramite Frank Zappa poi ho scoperto tutti gli altri musicisti colti, come per esempio Stravinsky, Varese, Berg, quindi diciamo io ho imparato la musica colta del Novecento proprio tramite Frank Zappa. E dall'età di 11 anni io lo trascrivo e poi sono arrivata insomma ad avere adesso insomma 30 anni con il contrabbasso e ho messo a frutto tutte queste trascrizioni adolescenziali, se vogliamo. E di cui io mi sento parte, nel senso che proprio fa parte del mio background musicale, culturale, personale, perché credo che la figura di Frank Zappa abbia pesantemente influenzato anche il mio modo di essere come persona, perché comunque insomma, uno ha i suoi idoli, tra virgolette, da ragazzino e poi se li porta dietro. E diciamo che Frank Zappa per me è sempre stato, anche in momenti magari difficili della mia vita, un punto di riferimento, non in maniera ossessiva della serie perfetto, perché era una persona, ovviamente, no? Aveva i suoi pregi e i suoi difetti, ma proprio un esempio di come una persona che ha una passione così grande, un talento così grande, riesca a diciamo, portare avanti un'idea, un modo di fare le cose e concretizzarlo, no? E per me lui in questo senso è sempre stato un esempio e a livello anche di carriera musicale è secondo me un esempio da seguire sotto tanti punti di vista. Tra l'altro, mentre adesso tu raccontavi, giustamente tu suoni il contrabbasso e il fatto che tu abbia detto che hai scoperto i compositori colti, se vuoi, appunto del Novecento attraverso Zappa, continua, sottolinea ancora di più come in realtà non è che se poi uno si avvicina a un determinato tipo di musica non può avvicinarsi anche a un altro tipo di musica, cioè la musica è appunto a 360 gradi, ancora una volta le barriere non esistono. Poi si tratta di gusto musicale, magari, no? Però voglio dire, non è che se uno fa musica classica non può ascoltare del rock puro, oppure non essere un fan e un sostenitore del rock. Quindi è proprio, Esatto. secondo me, un messaggio che deve passare bene e il Room Chamber Music Festival in questo penso che sia proprio perfetto. E invece parlando di chitarre, come appunto hai citato tu, Valentina, a questo punto vorrei coinvolgere invece Renata che affronta un artista che magari può essere un po' meno conosciuto, ma che ha una storia molto bella, molto interessante e comunque è molto forte. Poi anche lui è un prodigio, ha iniziato da giovanissimo. Sto parlando ovviamente di Mario Castelnuovo, tedesco, come poi si può vedere nel programma. Quindi Renata, raccontaci qualche cosa in più su di lui e sul tuo Sì, approccio. certo.
Certo. Mario Castelnuovo Tedesco, come hai detto tu, è un autore ancora tristemente non abbastanza conosciuto, nonostante in realtà fosse un autentico genio. Basti pensare che ha scritto nella sua vita più di 600 composizioni. Era un autore estremamente prolifico, ha scritto per tutti gli strumenti, per grandi formazioni, per piccole formazioni, molta musica da camera, e della chitarra ha fatto un po' la sua bandiera, tramite l'incontro con Andrés Segovia avvenuto a Venezia nel 1932. Da qua nasce un feeling, nasce una relazione strettissima che accompagnerà il compositore in tutto l'arco della sua vita. La vita di Mario Castelnuovo Tedesco è particolare perché è un compositore toscano, però ebreo, che vive nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. In conseguenza a tutto questo e agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, Castelnuovo Tedesco si ritrova obbligato a lasciare la sua adorata Firenze toscana, con la quale ha un rapporto viscerale, per emigrare e scappare quindi negli Stati Uniti, dietro consiglio appunto di Segovia, con l'aiuto di Toscanini, con l'aiuto di Heifetz, tutte grandi personalità con cui lui era amico. Grazie al loro aiuto, lui quindi sbarca negli Stati Uniti e poi trova lavoro a Los Angeles, che sarà la sua ultima dimora in America, e lavora in realtà come ghostwriter per la MGM, quindi lavora alla composizione di musiche da film, molto spesso senza neanche, appunto, ghostwriter, senza neanche firmarle. Ma lui ha scritto veramente centinaia di musiche da film, ha quindi ha una formazione assolutamente classica, ma utilizza le sue conoscenze per comporre le musiche da film. Tutto questo poi sì, ovviamente dà vita a uno stile compositivo che è molto particolare. Mario Castelnuovo Tedesco, appunto, vivendo nell'epoca in cui nascono tantissime sperimentazioni musicali, la dodecafonia, la tonalità, lui invece sceglie di rimanere un compositore prettamente tonale, se vogliamo, è stato definito neoclassico, neoromantico, quindi un linguaggio un po' anacronistico. Il pezzo, la composizione che io avrò il piacere di eseguire al Rome Chamber Music Festival è il suo meraviglioso quintetto per chitarra e quartetto d'archi. Quindi già una formazione un po' particolare, dove il povero quartetto d'archi si trova ad avere a che fare con la piccola chitarra, e quindi sarà molto divertente lavorare con i ragazzi per quanto riguarda il discorso degli equilibri sonori e dell'inserire questo strumento a cui loro non sono abituati necessariamente, non essendo la chitarra uno strumento che fa parte dell'orchestra. Quindi un po' come il piano, è quello straniero con cui, come ti devo trattare? Quindi è in realtà molto bello. Questo quintetto è stato scritto nella maturità del compositore, della vita del compositore, nel 1950, dietro richiesta di Andrés Segovia, appunto, come la maggior parte delle opere che Castelnuovo Tedesco ha scritto per chitarra. È un quintetto, appunto, scritto dietro la richiesta dell'esecutore spagnolo, il quale doveva suonare a Los Angeles programma di musica da camera, e obietta all'organizzatore che non ci sono tantissime opere adeguate per chitarra e quartetto d'archi, quindi alla fine accetta, salvo qualche cosa di Paganini e di Boccherini. Alla fine perciò accetta, però con la condizione che Mario Castelnuovo Tedesco scrivesse una nuova composizione per lui. Detto fatto, Castelnuovo Tedesco, tempo un mese, ha finito il suo quintetto. Quindi questo per dare un'idea di quanto prolifico e geniale il compositore fosse. Lui scriveva così in pochi giorni, poche settimane, un mese, delle opere incredibili e colossali. E quindi Quindi quel lo quintetto è scrive, scusa risultato. Renata, perdonami, ti interrompo, lo scrive quindi Certo. negli Stati Uniti. Il brano che Esattamente. tu eseguirai il 24 novembre al Rome Esatto. Chamber Music Festival è scritto negli Stati Uniti. E
Poi negli anni 30 o già nei 40, scusami, È del perdonami. 1950, quindi 50, appartiene. quindi molto dopo, Sì, eppure ha ancora quell'impronta neoclassica, come dicevi tu prima, assolutamente. giusto? No, Sì, questo è molto sì. importante perché è chiaro che lui si ritrova a stare negli anni 30, dove sappiamo, no, da un genio come Picasso, lui fece tutti i periodi, da, appunto, i generi, dal neoclassico, che piaceva anche tanto a Stravinsky, amico di Picasso, e poi invece alle sperimentazioni cubiste, ovviamente, e poi a quello che diventa la sua originalità. Così Castelnuovo Tedesco trovo che sia molto interessante come questo brano degli anni 50, passato il periodo tragico dove lui deve esiliare, deve andare in esilio dall'Italia per via delle leggi razziali e andare negli Stati Uniti, diciamo che è una sorta di rinascita e rinascimento, si ricollega un po' agli anni che gli erano stati tolti, per così dire. Trovo che sia molto significativo che ognuno di questi brani che metteremo, che faremo interpretare ad artisti che vengono da tutto il mondo. Vorrei dire, Elena, se mi permetti, la formula del Room Chamber Music Festival, Certo. quella di unire grandi maestri a livello internazionale che si sono distinti sia come didatti che come solisti, appunto, che si trovano a suonare insieme in ensemble che possono al massimo avere, nel nostro caso, 7 o 8 interpreti, tutti sul palco insieme, e gli altri sono dei giovani o young professionals, come sono Valentina e Renata. Valentina è metà italiana, metà tedesca, giusto di famiglia, però è a Londra dove ha la sua carriera indipendente. E Renata Arlotti, anche italiana, viene dalla Sardegna, bellissima, e anche lei è a Londra, giusto adesso. E Esatto, sì. quindi verranno a Roma e loro sono le giovani professioniste già. Noi ci teniamo molto a dare spazio a giovani che abbiano già fatto della musica la loro non solo ragione di vita, ma anche la loro propria esistenza professionale, la loro identità professionale. E poi abbiamo una selezione di 25 giovani talenti che vengono da tutta Europa e dagli Stati Uniti, che abbiamo selezionato con la nostra missione che si chiama Young Artist Program e che ormai abbiamo da oltre 10 anni. Abbiamo portato quasi 250 giovani in tutti questi anni a Roma, li abbiamo ospitati, gli abbiamo dato la possibilità di misurarsi su un palco che ovviamente quest'anno sarà quello dell'Auditorium Conciliazione, quindi un tempio della musica. E ogni serata sarà diversa, il 23, il 24 e il 25 novembre. Chiuderà Valentina Ciardelli con queste bellissime composizioni e questi suoi arrangiamenti su brani famosissimi di Zappa, e davvero sarà una grande festa della musica. Perché dobbiamo purtroppo avviarci alla conclusione di questo incontro, ma vorrei sapere anche da Valentina e da Renata la forza di un progetto come quello del Room Chamber Music Festival, perché parlando con voi emerge appunto come ogni compositore, ogni artista, ogni musicista abbia una storia che poi arriva nella sua musica, no? E che quindi viene raccontata attraverso la musica. Quando tu, Renata, dicevi la chitarra con il quartetto d'archi che insomma devono trovarsi, no? Come se uno guardasse uno straniero e dice, mi sembra proprio che sia anche un tema super attuale, no? Cioè nella musica, in un'orchestra, in una ensemble che suona insieme, si possono ritrovare, se vuoi, dei messaggi e anche delle cose che appartengono alla vita di tutti i giorni, no? Il riuscire a unirsi, a fondersi, a coesistere fondamentalmente insieme. Quindi vorrei sapere da voi la forza di questo festival e perché non possiamo perdercelo. Ricordiamo dal 21 al 25 con tre date meravigliose, questo
quelle che ci avete presentato. Chi mi risponde? Chi va prima? Se posso, vai. Se vuoi, vado io poi. Vai Valentina. No, allora, una cosa che ci tenevo tantissimo a dire è che poi Renata sarà sicuramente, concorderà, perché entrambe suoniamo due strumenti che, diciamo, non sono proprio conosciutissimi, no? O, sì, la chitarra magari è più nel, diciamo, nel mainstream, no? Nel fatto, nel popolare, però non è riconosciuta, soprattutto la chitarra classica, tanti non hanno neanche idea di quale sia il suono, no? Perché oggi comunque la chitarra è vista come la chitarra elettrica, no? Contrabbasso men che meno, ma è quello che fa boom boom boom, no? Spesso mi sento dire questo, veramente no. Però quindi io ci tenevo a ringraziare Rome Chamber Music Festival perché investe soprattutto sull'apertura e su il fatto di accettare gli artisti per quello che sono non giudicandoli per lo strumento che suonano. Cioè, Renata e io siamo state invitate come musiciste, come artiste che hanno prodotto e stanno producendo qualcosa a livello artistico, non perché suoniamo la chitarra o il contrabbasso. Potevamo suonare qualsiasi altro strumento e la cosa bella è questa, che non c'è nessun tipo di pregiudizio, anzi c'è una, forse una voglia, poi magari mi sbaglio, ho letto tra le righe, ma non credo, di portare al pubblico anche degli strumenti che non sono conosciuti e portarli ad avvicinarsi al suono, no? E a capire anche come, diceva Renata, si possono sposare con varie combinazioni strumentali. Secondo me questa cosa a livello di XXI secolo è importantissimo, perché io ancora da contrabbassista vengo giudicata prima come contrabbassista, poi come artista, e è un po', assomiglia un po' troppo per i miei gusti essere giudicata prima come donna e poi come essere umano, no? E se non riusciamo a uscire da questo cliché a livello strumentale, sarà ben difficile riuscire poi a uscire da altri cliché a livello sociale, quindi è importantissimo scardinare già da un, diciamo, un ambiente artistico questi tipi di pregiudizi, perché è veramente importante. E secondo me il Rome Chamber Music Festival su questa cosa si sta impegnando al 100%, ed è per questo che le persone sono invitate a venire anche a vedere questo festival, perché possono veramente assorbire questo momento di apertura e di inclusione. Renata, sei d'accordo? Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo e riprendo proprio quello che ha detto Valentina. Intanto sì, nel ringraziare il Rome Chamber Music Festival per questa opportunità, e poi perché, come lei ha detto, spesso si viene giudicati un po' troppo settorialmente, nel senso che in base a ciò che suoni, in base addirittura, noi abbiamo gente che giudica in base al repertorio che suoni, al periodo storico che suoni, quindi la nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, quando per me la musica è una, e non si tratta di essere, si tratta di essere musicisti, che è una cosa che va oltre, trascende l'essere degli strumentisti, che è molto riduttivo. A me non piace essere definita, non piacerebbe essere definita una brava chitarrista, troverei un po' riduttivo, mi piacerebbe essere definita una brava musicista. La lingua è una koinè, un linguaggio comune. Quindi questo è un insegnamento assolutamente prezioso che il Rome Chamber Music Festival sta dando, e penso che sia meravigliosa la possibilità che dà ai giovani di rapportarsi, di avere esperienze, quindi con qualsiasi strumento, di lavorare con i più diversi contesti, quelli a cui sono più abituati magari e quelli a cui sono un po' meno abituati, perché alla fine il risultato è unico, ed è la cosa bella è che nascono amicizie, nascono contatti e nascono delle esperienze che uniscono delle persone provenienti da tutto il mondo che neanche si conoscevano prima. Quindi questo è il grandissimo merito del Rome Chamber Music Festival e io ne sono molto grata. Beh, mi sembra una
Un compito bellissimo e un traguardo bellissimo, quello appunto che hai detto tu. Per concludere, Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa? Perché loro hanno fatto un bellissimo ritratto del Room Chamber Music Festival, devo Sì, dire. abbiamo visto come in pochi minuti siamo riusciti a fare una cavalcata, no? Musicale, storica, culturale. Di solito, come diceva Hannah Arendt, la società di massa non vuole cultura, ma svago. Allora, è sempre questa un po' la sfida di gente come noi, che vuole veramente far capire come la cultura non sia quella cosa noiosa, diciamo, appallante, che richiede sforzo, che richiede intellettualismi, non so, gente che si seppellisce dietro ai libri o dietro agli spartiti. La musica classica richiede molta disciplina, ma allo stesso tempo è un momento veramente dove può unire tante epoche diverse, come appunto Beethoven, Bersen e Zappa, che sono epoche dell'anima, epoche proprio che ognuno di noi può ritrovare dentro di sé, dentro alle sue emozioni, e permette in un'ora o un'ora e mezza di serata bellissima con le luci, con l'entusiasmo, la musica dal vivo, che poi è questo che voglio sottolineare. Ragazzi, ritorniamo finalmente alla musica dal vivo, cioè era una cosa vergognosa non avere più la musica che ti entra dentro, perché è solo così che ti arriva davvero in uno spettacolo dal vivo. Quindi ritorniamo all'auditorium conciliazione, ascoltiamo e lasciamoci emozionare. Sono sicura che con grandi artisti così sarà una serata indimenticabile e anche di svago, non solo di cultura. Una serata che conquisterà sicuramente gli animi di tutti coloro che verranno. Io ve la consiglio, mi avete fatto venire una grandissima curiosità. Voglio soprattutto vedere il 23 adesso, scoprire Castelnuovo. Mi ha incuriosito veramente 23. tanti, il 24, tantissimo. Io vi ringrazio per essere stata in mia compagnia e averci fatto viaggiare in questo mondo meraviglioso che è quello della musica e del Room Chamber Music Festival. Grazie. Grazie a te, Elena. Grazie Grazie. Elena, vi aspettiamo a tutte le serate, mi raccomando, ognuna diversa, quindi vivetele. Grazie a Renata, grazie a Valentina, veramente che è non solo artista ma anche compositrice, quindi voglio dire, viva le donne! Esatto. Grazie Jacopo.